Il Teramo chiude nel pomeriggio col centrale di difesa Jan Polak, classe 89, svincolato lo scorso giugno dalla Casertana. 35 presenze, ex Juve Stabia e Cremonese. Nel pomeriggio il calciatore sarà a Teramo col suo agente Giovanni De Vito per incontrare Campitelli. Ci sarebbe già un'intesa di massima sino al termine della stagione. Altresì in piedi però la trattativa con la Virtus Francavilla per lo scambio Altobelli-Cason. Intanto nel 2019 niente sorrisi, 0 punti in 2 partite. Contro Limolese martedì scorso la prima difficoltà, i biancorossi si sono sfaldati malgrado un avvio molto promettente. Il problema è di natura tattica, fase di non possesso assai irrivedibile al di là delle scelte e degli errori che pure ci sono stati dei singoli. Insomma, squadra senza equilibrio, 27 gol incassati, terza peggiore difesa del girone. Il centrocampista Mattia Proietti. Perdiamo la calma, ci facciamo prendere dall'ansia, dalla troppa foga di voler magari riprendere il risultato, ma sono errori che non vanno commessi perché non ci portano a nulla di positivo. La foga disorganizzata la si può mettere in campo gli ultimi 5-10 minuti, per fare un po' di bagarre. Però con ancora 60-70 minuti da giocare bisogna farlo con la testa, perché sennò ci esponiamo a ripartenze, a contropiedi, a fare le cose che non dobbiamo fare, perché comunque smettiamo di giocare, buttiamo sta palla lunga e non va bene. È un problema di tenuta mentale soprattutto secondo te? Sì, ma cioè, non è che non c'è stata neanche una... ho sentito parlare di una non reazione, non è che non c'è stata una non reazione, perché... c'è stata una reazione disorganizzata, di troppa foga, non va bene. Il segreto è quello: a calcio si gioca con la testa più che coi piedi, oltre che coi piedi. E con la testa bisogna capire, leggere i momenti, rimanere calmi e cercare di fare quello che va fatto.